Ciao, benvenuti a un nuovo video. Sì, come avete visto dall'anteprima, buste sorpresa di Tiger. Ho visto che vi è piaciuto questo tipo di video e ho detto, e allora facciamolo ancora. Poi fatemi sapere, perché se vi piace questo tipo di video, quando trovo le buste sorprese da Tiger, le prendo, e magari non lo stesso giorno, perché sennò sono sempre uguali, le prendo e poi dopo lo facciamo diventare un appuntamento abbastanza a cadenza periodica, non lo so, una volta al mese, se vi può piacere. Allora, e anche perché non so bene, perché se siamo in gialla riesco ad andare a Tiger, e arancione, arancione scuro e rossa, ovviamente no, perché non è il mio comune. Quindi devo organizzarmi, ma comunque sia, per adesso ce le abbiamo perché sono qui. Dunque, questa volta ne ho presa una piccola e una grande. Sono belle pesantine tutte e due. E cosa che ho notato adesso, quindi dovrò andare a prendere la sgancia punti, perché una non ha i gancetti, sono chiusa con la colla, mentre l'altra ha i gancetti. Si vedono? Sì, eccoli qua. Quindi devo andare a prendere lo sgancio a punti. Ok, da quale partiamo? Perché sono tutte e due belle pesanti. Partiamo dalla piccola. Mi stava cadendo, non si è mai. Facciamo così, vado a prendere la sgancio a punti e arrivo. Allora, eccoci qui. Dunque, li sganciamo assieme. Ricordatevi sempre che li metto alla mia. Qua, di qua, insomma. Allora, uno era facile, l'altro insomma, il terzo è venuto. Sgancia punti anteguerra, ma funziona benissimo. Allora, poi a questo punto non ha la colla perché è aperta, quindi prima voi, poi io. Ok? E adesso cosa faccio? La metto qui e poi peschiamo. Andiamo a pescare. Scusate, guardavo la telecamera un attimo solo. È tendenzialmente assurdo che più siamo in restrizioni, più c'è gente che passa che non ho mai visto. Comunque sia, andiamo a pescare che è meglio. Allora, la sento anche bella piena. Ah, me l'immaginavo. La carta, quella per gli origami, ma questa è diversa da quella che avevamo trovato l'altra volta, perché questa ha le nuvolette. I colori mi sembrano simili, ma le nuvolette, mentre l'altra ha le righe. Me lo ricordo perché non la uso per gli origami, ma per gli sfondi, decorazioni, per tutto tranne che gli origami. Il prezzo alla fine. Poi andiamo avanti. Oh, ma che carini! Faccio vedere anche a voi. Sono quei gancetti. Gancetti, quelle V, quelle. Insomma, sono quei angolini per metterci dentro le foto che sono adesivi e vanno messi nell'album. Ecco, infatti fanno vedere l'album. Magari hanno anche un nome. Vediamo. Angoli ferma foto autoadesivi. Ok? E sono decorati, ma che carini! È un foglio e basta. Aspettate che lo apriamo e vediamo. Sono due fogli e sono belli, sono tutti decorati. Ma che carini! Oddio, sto facendo un danno perché mi si sta attaccando la plastica ai gancetti autoadesivi. Che non ho mai usato, quindi che carini anche questi. Andiamo avanti. Sento. Allora, la confezione è chiusa. Ho capito cosa sono, ma avrà un nome. Palloncini con coriandoli inclusi. Quindi ci saranno i palloncini e poi ci metto dentro i coriandoli come decorazione. Ma l'idea è bellissima. C'è il palloncino, ok? Sono 2, 4, 5 e qui ci sono i coriandoli grossi da mettere dentro i palloncini e poi dopo si gonfia il palloncino. Penso che il funzionamento sia quelli belli decorativo e soprattutto è un set
era chiuso, l'ho aperto io adesso, quindi ci piace ancora di più. Poi la continuo a sentire piena, quindi andiamo avanti. Frugo le cose più piccole prima. La faccio delle cose più piccole, ma queste le adoro. Decorazioni pasquali. No, ma sono bellissime, sono integre, cosa non da poco. Sono chiuse, cosa non da poco. Mi servono le forbici. E sono ovetti pasquali da appendere, sono in legno oltretutto, ma sono belli, cioè da appendere o come decorazione, sono belli, sono davvero belli, cioè non avrei mai pensato. Bello, mi sta piacendo un sacco. Andiamo avanti. Allora, sento, continuo. Questa è una cosa piccola. Allora, no vabbè, non so cos'è, ma mi piace. Non so cos'è, ma mi piace. Ora, non capisco cos'è. C'è scritto? Devo aprirlo? Non c'è scritto niente. Penna a sfera. Oddio, non vorrei. Mi spiegate? Non lo voglio rompere. Ah, no, ok, era duro, ma la testa è la testa di una penna ancora con la sua cupolina di chiusura. No, ma è bellissimo. È un coniglietto, giusto, Pasquale? Non me lo sarei mai aspettata, davvero bellissimo. Wow! E poi a questo punto, ultima cosa, aspettate che la tolgo senza guardare. Sì, la busta è vuota, quindi ora lo guardiamo. Allora, gessetti per marciapiede. Sinceramente io non li userò certo come gessetti per marciapiede, anche perché non ho nessuna intenzione di disegnare sul mio marciapiede di casa, però sono intanto chiusi, intanto integri, chiusi con lo scotch, e quindi adesso dove ho messo le forbici? Vado ad aprirlo. Sono fatti a uova, ma sono bellissimi, proprio col portauova, ma sono bellissimi. No, vabbè, cioè questa busta mi ha dato stra soddisfazioni ed è la piccola. Allora, andiamo a vedere un po' il prezzo di questa. Dunque, 3, per me questa è 3 euro. Due o uno? Due, 2 euro questo, 3 e 2,5. Facciamo che è 1 euro. 6, 7, 1 euro. Tutte cose a 1 euro. 8 e 9. Però sinceramente io su questi ho dei dubbi. O sui palloncini. Uno dei i palloncini non vengono 1 euro, saranno 2 euro. E questi ho dei dubbi che vengano 1 euro, anche perché ultimamente ho visto che Tiger ha aumentato i prezzi. Quindi ho seri dubbi. Ora mettiamo via tutto. A questo punto andiamo a vedere la busta, questa grande, perché sono stra curiosa. Quindi la apro. E come sempre le buste di Tiger hanno una colla che non si può dire che non sia colla. La sto proprio distruggendo.
hanno una super colla, ok, proprio l'ho distrutta, quindi la guardate voi poi io, ok, ora metto qui, oh, sento una cosa in una retina, guardiamo subito, cos'è? Formine, bene, sono delle formine per la sabbia. Ah, no, ho capito adesso, delle formine a forma di scheletro ed fanno queste figure tipo i dinosauri. Sono formine comunque da sabbia, quindi perché no? Si gioca con le formine e comunque sono chiuse. Poi andiamo avanti. Altra cosa che sento, Dio, non vorrei che cadesse fuori tutto. Ma che carino! Allora, se lo si è un po' schiacciato, ma lo ripristiniamo, è in feltro, è un sottovaso, un portavaso, una decorazione pasquale, come dicono, basta ristringerla un pochino e guardate che bello, è bellissimo. Ad esempio, per metterci dentro delle le uova, ma sì, ma basta ripiegarlo dentro, tanto è in feltro, ecco, e ha già ripreso la forma, no, ma è bellissimo. Cioè, mi piace e già mi ha dato l'idea con le uova, quindi già mi piace, già solo per quello sarei contenta. Ma andiamo avanti. Ah, so che cos'è, è una penna sfera, e poi è rosa, mentre l'altra era bianca. Ci piace perché non è uguale, la metto dentro qui, non è uguale, ci piace. Sono contenta con poco, sento una cosa morbida, grossa, non so. Oddio, è tutta la roba. No, no, ma è bellissima, è bellissima. La borsina è una borsa in stoffa, quindi è riutilizzabile con questi pompon. No, ma è bellissima, sono contentissima, contentissima perché è la grande. Vediamo cosa è caduto. Questo nastro, cinta decorativa, ma credo che sia il nastro perché ribbon 10 metri, quindi il nastro che ci si possono fare i pacchi o con questa bella decorazione. E poi è integro e ci piace anche questo, mi sta piacendo tantissimo, una cosa sottile. La ghirlanda pasquale, oddio, cade con il coniglietto, un coniglietto ciccione, no, bellissimo. Allora, come ghirlanda non la utilizzerò mai, ma per farci delle decorazioni, come segnalibro, come tutto, bello. Che soddisfazione, sì, ovviamente sono tutti residui di Pasqua, ma ci piace. Vediamo, altra cosa. Questa ce l'avevamo già. L'altra volta, nell'altra busta, avevamo trovato proprio questa. Mentre nella busta di questa volta abbiamo... Aspettate che la riprendo. Abbiamo trovato quella con le due diverse. Cioè, sempre carta da origami, ma una con le righe e una con le nuvolette. Ci piace. E ora vediamo. Sento ancora tante cose. Ne tiro fuori una perché secondo me, esatto, la conoscevo, i gessetti che però sono uova e io le metterei dentro a questo qui pasquale, grande idea, che comunque sono integre e sono chiuse, quindi ci piace. Allora sento ancora una cosa, no, non è una cosa, ce ne sono tante. Allora andiamo. Questa è lunga, ma che bella, cos'è? Paper Forge, quattro pezzi, carta velina per regalo, contiene quattro foglie e quattro adesivi. Ma è bella, cioè la carta da regalo, ah, per imbottire le, ma no, ma so, non per imbottire, per fare i pacchi.
Ma che bella, questa è un residuo di San Valentino, ma è proprio bella, mi piace. Andiamo avanti. Devo sbirciare perché. Allora. Sono diversi anche questi. Sì, cioè, li abbiamo già trovati nell'altro, ma comunque con decorazione diversa. E sbirciando ho visto che ci sono ancora due cose, quindi li tiro fuori tutte e due senza guardare. E adesso la busta è vuota. Allora, una per volta. Questa la metto giù che non la guardo. Piccioso, è pasquale, è morbidoso. È Star Fan, è un giochino a carica. Allora, sta bene, sta benissimo. Allora, stai qui sul tavolo che gira. Mentre lui gira, guardiamo l'ultima cosa. Ah, dalla scatola ho detto, vabbè, guardiamola per ultima perché è uguale. E invece no, è diversa. Sempre decorazioni pasquali, perché quindi a questo punto c'è da fare l'albero di Pasqua, ed è sicuramente, ma sono stupende. No, vabbè. Cioè, proprio contentissima, proprio contenta, contenta, contenta. Anche perché, guardando i prezzi, wow, cioè wow. Allora, stringiamo. Gessetti che avevamo già trovato, ma sono decorazioni di Pasqua, perfetta. E secondo me 3 euro. Poi andiamo con le cose. Allora, secondo me queste qui da 2, quindi siamo a 5 euro. E non lo so, secondo me anche questa qui viene 2, non può venire 1. Cosa dite? Facciamo da 1? Ok, 3, 2, 5, 6, 7 euro con la penna che avevamo fatto prima nell'altro colore. 8 con nastro sempre utile. 9 con la decorazione. 10 con il ferma foto. Ok. 11 con la carta da regalo a cuori. 12 con la carta da origami. 13 con il nostro amichetto. Che scusatemi, adesso mi fermate tutto. È delizioso. La borsa stupenda 14. L'unica cosa che non mi piace è, ma perché non lo uso, è questi stampini per la sabbia, cioè 15, almeno 15 euro. Quindi direi che è assolutamente stra ripagata la box. E poi sono tutte cose stupende, cioè. Spero che avete avuto un po' di compagnia con questo video. Fatemi sapere se ne volete altri di questo genere. E basta, io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!